Cari amici, se vi è mai capitato di prendere un volo intercontinentale, avrete certamente sperimentato gli effetti sgradevoli del jet lag. Ci sentiamo confusi, irritabili, affaticati. Ora, se stiamo raggiungendo oppure siamo di ritorno da una meta pazzesca, il gioco può anche valere la candela. Eppure, la maggior parte di noi può arrivare a provare quotidianamente gli stessi sintomi del jet lag, anche se non è solita viaggiare. E passi ovviamente il jet lag quando il prezzo da pagare è per trovarsi a mollo in un trasparente mare caraibico. Ma i sintomi da jet lag inchiodati a casa o al lavoro, anche no. Andare a letto ogni sera a un orario diverso, svaligiare il frigo durante la notte, ammazzarsi di Netflix fino a tardi per poi recuperare ore di sonno durante il giorno. Questi sono alcuni esempi di abitudini negative che ostacolano il nostro equilibrio psicofisico. E questo accade perché? Perché ognuno di noi ha un orologio interno basato su cicli biologici intrinseci, detti cicli o ritmi circadiani. Questi cicli hanno una durata di circa 24 ore, proprio come le nostre giornate, e non è un caso, perché affinché il nostro organismo funzioni correttamente è necessario che il nostro orologio interno sia sincronizzato con il ciclo naturale del giorno e della notte. Ecco perché noi diciamo che l'essere umano è progettato per stare sveglio durante il giorno e dormire quando è buio. È evidente quindi che modificare o interrompere i nostri ritmi circadiani con abitudini poco salutari comporti una serie di problemi: ridotta energia fisica e mentale, insonnia alternata a momenti di stanchezza diurna, aumento dello stress con eccessiva fatica a riprendersi, mancato senso di sazietà dopo un pasto, scarsa efficienza nell'eseguire diverse attività. Insomma, la nostra salute generale e il nostro rendimento chiaramente ne risentono. In questo video allora io voglio lasciarti 4 suggerimenti per sincronizzare meglio il tuo orologio interno e recuperare maggiore controllo sul tuo benessere. Pronti? Via col primo punto, che è: rinuncia agli spuntini notturni. Una ricerca svolta da Sachin Panda, che è un biologo tra i massimi esperti di ritmi circadiani, ha dimostrato che smettere di mangiare 3 ore prima di andare a dormire rende le persone notevolmente più sane da un punto di vista fisico e produttive da un punto di vista mentale. Il digiuno notturno infatti sembra avere un effetto di potenziamento sul nostro cervello nella misura in cui è in grado di aumentare una sostanza chimica, il fattore neurotrofico cerebrale, che migliora la comunicazione tra le cellule cerebrali. In altre parole, rinunciare agli spuntini nel bel mezzo della notte sembra predisporre il cervello a eseguire compiti complessi e ci permette di rimanere poi più concentrati durante la giornata. Secondo consiglio è quello di facilitare l'addormentamento. È oramai risaputo che la luce blu emanata dagli schermi ostacola l'addormentamento, ma c'è anche di più, perché stando a quello che ci dicono le ricerche, man mano che il sole cala, la nostra retina diventa significativamente più sensibile a qualsiasi tipo di luce. Quindi, che si tratti di cellulari, TV, lampadine o LED, anche la luce artificiale è in grado di inibire la produzione di melatonina, cioè dell'ormone che regolarizza le nostre ore di riposo. E questo vale anche per la luce del frigo, mi raccomando. Così ci ricordiamo quello che abbiamo detto nel punto 1, non abbuffarsi durante la notte, perché non solo il cibo, ma anche la luce. Il che porta ovviamente a meno ore di sonno e questo si traduce in un cervello annebbiato il giorno dopo. Quindi, per favorire l'addormentamento, è buona norma ridurre il più possibile tutta la luce dopo il tramonto. Bene, passiamo al terzo punto, che è: sii coerente. Cioè, a prescindere dal quantitativo ideale di ore che dovremmo riposare, degli studi recenti ci dimostrano che ancora più importante nel fare la differenza sul lungo termine è la coerenza. Cioè, andare a dormire ogni sera alla stessa ora e fare altrettanto per il risveglio al mattino aiuta a regolare il nostro orologio biologico. Per esempio, si è visto che i bambini abituati a mantenere una quantità di ore di sonno costante ottengono poi dei voti migliori a scuola. Al contrario, seguire degli orari irregolari porta una scarsa qualità di sonno. Per intenderci, se oggi dormi 6 ore, domani ne dormi 9, dopodomani ne dormi 5 e così via dicendo, ti stai lentamente inimicando la tua salute. Per quanto sia difficile mantenere una regolarità all'interno delle nostre giornate frenetiche,
Cerca però di individuare un quantitativo realistico di ore che puoi dedicare al sonno e impegnati a mantenere una tua regolare agenda del sonno. Mente e corpo sicuramente di questo ti ringrazieranno. Last but not least, fai esercizio fisico. Alcune ricerche dimostrano che impegnarsi regolarmente in almeno 150 minuti di attività fisica, da moderata a vigorosa, a settimana, porta a un miglioramento significativo della qualità del sonno e a una minore probabilità di sentirsi assonnati durante il giorno. Conti alla mano, si tratta di 20 minuti al giorno, dai, ce la puoi fare! Inoltre, sembra che fare attività fisica tra le 15 del pomeriggio e prima dell'orario di cena sia il momento migliore, perché in questo modo favoriamo i processi di regolazione del nostro ritmo circadiano. La nostra temperatura corporea, infatti, tende a diminuire nel corso della giornata, raggiungendo i livelli più bassi verso le 5 del mattino, per poi aumentare fino al risveglio. Allora, una temperatura corporea più bassa facilita il sonno, viceversa per il risveglio. Ecco, allora, che allenarti la sera, per esempio alle 22, quando la nostra temperatura corporea si sta gradualmente abbassando, potrebbe farti passare la notte con gli occhi spalancati, perché l'attività fisica va ad aumentare la temperatura del corpo, il che è come se alle 10 di sera tu stessi dicendo al tuo corpo che è arrivato il momento di svegliarsi. E se la sera è l'unico momento in cui posso allenarmi, una soluzione allora efficace consiste nel farti una doccia calda prima di coricarti, perché benché il bagno caldo produca un aumento della temperatura del corpo, non appena entrerai in una stanza con una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi, quindi nettamente più fresca rispetto alla temperatura dell'acqua, la tua temperatura corporea scenderà rapidamente, favorendo in questo modo l'addormentamento. Ovvero un po' come se tu dicessi al tuo corpo: è ora di andare a letto. Ma ragazzi, ma quante cose vi stiamo insegnando? Cari amici, senza dubbio mantenere un programma regolare di questo tipo può essere impegnativo, ma io credo che ne valga la pena. Per sentirci più energici e produttivi durante il giorno, dormire meglio la notte e, in ultima analisi, preservare la nostra salute anche sul lungo termine. Il mio personale suggerimento per facilitarti in questo processo è quello di rendere questi comportamenti delle vere e proprie abitudini. E per farlo, marchetta, non te l'aspettavi? Non lo so se te l'aspettavi, però ci ho infilato qui il mio bel librone, Fattore 1%. Oggi è arrivato alla seconda edizione, che è rivista e ampliata con un sacco di nuovi esempi pratici e strumenti per fare tue delle piccole abitudini capaci di condurti a dei grandi risultati. Quindi, se ancora non l'hai fatto, fila in libreria su online a comprarlo, che adesso lo stiamo anche traducendo, tra l'altro, in tutto il mondo ispanico, in tutto il mondo francofono, in Portogallo, alla conquista dell'Europa. E per il resto, niente, se il video ti è piaciuto metti un like, mi raccomando, iscriviti al mio canale YouTube per non perdere così i prossimi contenuti. Ciao, ci vediamo alla prossima.